e Serie C. Pisani! Mario, ti stai divertendo, eh? Noto. No, Pisani, non mi sto divertendo. No. Mi devi dire, se andando avanti così, mica tu hai perso 3-0, non 1-0, 3-0 in casa. Almeno il Napoli ha perso a Catania, tu hai perso al partenza. A proposito, cosa ha fatto il Napoli? So che ha perso 3-0. Ah, ecco. Dopo, ma ormai siamo salvi. Eh beh, la domanda che mi fai purtroppo, ecco Ada, dimmi. Sai, Ada. Quello è l'entusiasmo del nuovo allenatore, capisci? Perché il nuovo allenatore è Zenga, quindi sai, ha dato un po' di entusiasmo in più e purtroppo ci siamo capitati noi così, giusto per sbaglio, in mezzo. La prima apparizione comunque nel calcio professionistico italiano, visto che ha sempre allenato in Romania. Niente, mica Mario, senti, l'entusiasmo, Michele, l'entusiasmo ha portato a sopravvalutare Calori. Infatti l'abbiamo messo qua così, per dirglielo, stai attento, così va in Serie C. Ma lui si è assunto la responsabilità e mi sembra un gesto comunque corretto, insomma, a fine gara in sala stampa lui ha chiaramente detto, insomma, che la sconfitta era... È il padre della sconfitta? Anche responsabilità dell'allenatore sicuramente, visto che Kenechei è rimasto in panchina, Salgado... già dei primi minuti si vedeva che non era in giornata, insomma c'era qualcosa che non andava, anche la punizione battuta, insomma, con la respinta centrale da parte di Pantanelli, insomma, io per quel poco di calcio che so, in quelle circostanze le respinte si fanno sempre laterali per evitare di agevolare gli avversari, ma lasciamo stare questo. Mario, alla domanda che mi poni io voglio chiudere con una risposta sibillina. Questo Avellino, quello di ieri, sicuramente merita di retrocedere. Cioè non è che il tifoso essere appassionati, amare una squadra significhi insomma poi non vedere al di là del proprio naso. Se l'Avellino, quello di ieri, continua a giocare come ha giocato ieri, per me merita di retrocedere, assolutamente. Poi si è tifosi dell'Avellino, si simpatizza per una squadra, si piange, si sta male per una sconfitta, d'accordo, ma se l'Avellino continua a giocare così merita di retrocedere. Michele Costagliola ti vuol dire... Ciao. Ciao Michele, ti volevo chiedere, ma la tifoseria che aria tira la d'Avellino? Cioè, ormai è rassegnata oppure è sempre vicina alla squadra? Guarda, io non ho mai sentito gesti, vabbè, è chiaro che qualcuno c'è dappertutto che ha la testa un po' più calda. Ieri sul 2-0 la gente aveva, insomma, chiaramente capito che stava maturando una sconfitta. Al terzo gol hanno abbandonato in maniera molto mesta, gran parte del pubblico è andato via e contestazione non c'è stata. Ripeto, è stata un'enorme delusione perché il passo in avanti, quei 3 punti che servivano per ributtare nella mischia il Grosseto, per cercare di continuare a fare quanti più punti è possibile, perché il calendario è vero che sarà facile, però se perdi in casa con l'Ascoli che non ha niente da chiedere al campionato, se perdi col Frosinone che non ha niente da chiedere al campionato, se perdi col Grosseto che poteva stargli bene anche un pareggio perché si metteva a 6 punti sempre dalla quintultima, è chiaro che in queste condizioni secondo me il pubblico ha capito che l'Avellino sta in difficoltà. Era giunto al pattenio dopo mesi il pubblico delle grandi occasioni, perché comunque finalmente si era rivisto un po' il pattenio semigremito, ma ti ripeto, delusione tanta, sono andati via con lo scoramento davvero che la faceva da padrona. D'accordo Michele, noi ti salutiamo. Ah, a proposito, però vabbè che tu stai anche per la C, però ti volevo dire, guarda che le goldine da domani o settimana inizieranno a postare sul tuo forum, che lo voglio ricordare, è www.calciocampano.devil.it. Ci sono già delle ragazze, quindi sarà la presenza di Teresa e di Michela sicuramente impreziosirà ancora di più il forum, però ci sono già dei ragazzi tipo il Pini Night che aspetta con ansia. Però Michele, ti avverto, banna a chi fa il deficiente, perché io li ho convinti a scrivere sul nostro forum, il primo che fa il deficiente lo banni, ok? Quindi posso bannare anche me praticamente? Sì, soprattutto te. Soprattutto te. Va bene. Allora a questo punto cosa c'è? A questo punto ai consigli Golden Goal, mi raccomando, non cambiate canale.